Qui a inaugurare formalmente gli uffici di WeBrand, che ci siamo già trasferiti, ma finalmente le abbiamo aperto le nostre porte per cercare di far vedere al resto delle persone che più o meno ci gravitano intorno, che possono essere interessate a noi, che cosa abbiamo provato a costruire. È una serie di scelte che abbiamo fatto nel tempo che ci hanno portato a realizzare qualcosa che non riuscivamo a trovare nel mercato, per cui abbiamo pensato di prendere un terreno e costruire una sede che fosse esattamente come la volevamo noi, con i nostri spazi, con le nostre idee, con le nostre visioni, a volte un po' particolari, ma nostre. Noi eravamo già quelli che lavoravano in una coppia di ville con parco e piscina, abbiamo dovuto costruire un nuovo stabile che fosse green, ecologico, con una nuova piscina rispetto a quella che avevamo prima, una palestra, uno spazio comune molto grande per la cucina, in un ambiente che è interamente costruito in legno, perché avevamo bisogno di un ambiente ecologico, antisismico, di nuova concezione, perché noi lavoriamo nel digitale, non avremmo accettato una soluzione vecchia come può essere il mattone, quindi siamo andati sulle costruzioni innovative in bioedilizia. Allo stesso tempo questa costruzione è stato possibile realizzarla in meno di 6 mesi, quindi i tempi necessari per un'azienda digital per riuscire a stare sul mercato, pensare di costruire una cosa in 2 anni è francamente inaccettabile per chi come noi vive in un mercato che fra 2 anni, in tutta sincerità, non sappiamo come sarà e non sappiamo che ruolo avremo all'interno di questo mercato. È necessario reinventarsi costantemente. Qui mi ricollego alla nostra storia. Siamo partiti quasi 17 anni fa, 16 anni fa, e Google è nato appena dopo di noi. Non c'era, i motori di ricerca erano Excite, Altavista, non c'era Facebook, non c'era Yahoo, non c'era YouTube, non c'era Twitter. Per cui ci siamo trovati in una situazione nella quale ogni anno abbiamo dovuto reinventarci, creare nuovi servizi e rimanere sul mercato. La chiave di Web Ranking è quella di averlo fatto qui con questi valori. Ci è costato tanto, ma rimanere sul mercato costa tanto. Il successo delle nostre scelte, già come ogni anno, perché come vi dicevo la fai un anno e poi devi vedere cosa succederà l'anno dopo, come ogni anno ci sta premiando, quindi siamo estremamente contenti. Chiuderemo un anno a più 20% e se vedete come va il mercato, più 20% di consolidamento è meraviglioso. Le evoluzioni sul mercato stiamo aspettando già da un po' di tempo, perché questa è nella nostra vision da scritta da diversi anni. Aspettiamo che il marketing diventi uno solo, che non si parli più, sembra filosofia, ma in realtà è molto vero, che le imprese, quindi anche le agenzie, capiscano che il marketing è uno solo e non c'è il web marketing e l'online marketing che stanno da un'altra parte. Le persone sono esseri, non sono esseri disgiunti che vivono o sul digitale, quindi si informano, comprano e si muovono nel digitale, nella vita reale, hanno altri comportamenti, altre informazioni. Il cervello è uno solo, la persona è una sola, riceve stimoli da entrambi i mondi. Quindi il marketing, la comunicazione e anche le strategie di vendita online sono una cosa sola. Noi siamo pronti perché già da diversi anni aiutiamo le campagne televisive, aiutiamo le pianificazioni offline, aiutiamo i retail. Per molte aziende della moda facciamo del web to store, aiutiamo le aziende, i retail, i negozi, a vendere di più, a avere delle persone che varcano quella soglia grazie al lavoro che facciamo online. Per cui noi siamo già pronti. Siamo nati storicamente molto Google-centrici perché il mercato era polarizzato attraverso Google. Google era il motore di ricerca, iniziando come professionisti del search engine marketing, quindi del marketing con, sui, attraverso i motori di ricerca. Google era uno stakeholder fondamentale nella nostra industria. Oggi, per seguire i consumatori e riuscire ad aiutarli nella loro customer journey, stiamo diventando nella pratica un centro media digitale. Quindi non semplicemente un'agenzia SEM, ma un'agenzia che integra tutti i mezzi possibili e i touch point possibili digitali in cui prendere il consumatore all'interno della stessa offerta. Per cui siamo pronti per diventare un centro media di tipo nuovo, con una attenzione molto forte alla performance, all'analisi dei dati. Quindi meno pioggia, più direct, più mirato, più attento, meno dispersivo. Noi proviamo a far vedere anche agli altri che ci si riesce. Dobbiamo prenderci una responsabilità di provare a fare qualcosa di nuovo, perché abbiamo creato un modello che è solo nostro, non stiamo copiando palesemente un modello altrui, stiamo creando un modello nostro che è questa nuova wave digitale con questi ambienti, questa sede, questi investimenti, questa cura delle persone in Italia. L'idea è quella di poter aiutare anche qualcun altro dal mondo universitario in poi, perché bisogna parlare ai giovani, a
interrogarsi sul non accettare quello che già c'è, ma provare a cambiare qualcosa. Noi ci abbiamo veramente provato tanto e oggi abbiamo una sede che è francamente unica per come è costruita in Italia e abbiamo un'azienda che funziona in maniera probabilmente unica. Ci auguriamo paradossalmente che la concorrenza ci aiuti, che nell'arco dei prossimi anni tante altre aziende, ma anche in altri settori, acquistino un po' di ottimismo, perché ce n'è un sacco bisogno e noi nel nostro piccolo ci proviamo.